Ma buongiorno amiche e amici rossoneri, come la va? Ovviamente giornata meravigliosa in cui siamo reduci a un risultato pazzesco, un risultato incredibile, ma non tanto perché non ci credevo, sapevo che era una partita difficile, in realtà non è stato così, mi aspettavo una partita complicata, ma ve lo dico onestamente, invece è stata una partita assolutamente in discesa per il Milan, l'Atalanta non c'era, completamente annientata. Mi raccomando, prima di cominciare, visto che vi faccio le pagelle, quelle belle, obiettivo 10K, manca pochissimo. Tu che ci segui, che mi segui e non ti iscrivi mai, è arrivata l'ora di farla, perché arrivano le pagelle, quelle belle. Partiamo subito, ragazzi, con le pagelle, quelle belle. Ovviamente supporto anche grafico, che mi sembrava una cosa carina, visto che comunque vi piace e gradite. Cominciamo subito, allora, facciamo le pagelle. Partiamo da Magic Mike Maignan. Voto 6, perché alla fine comunque rientra, fa poco perché non deve nemmeno sporcarsi i guantoni, è praticamente seduto sulla seggiola, Magnan si beve un cocktail, intanto parla con l'amico immaginario perché non ha nulla da fare, però il suo ritorno regala veramente tanta sicurezza alla squadra e al reparto difensivo, non solo, voglio dire, scusatemi, alla squadra, al reparto difensivo, ma tutta la squadra, sicuramente un input al reparto difensivo lo dà. E questo è Magnan, tanta roba. Andiamo avanti col prossimo. Kalulu. Gli diamo un bel 6,5 perché sempre, sempre di più si vede a suo agio in questo nuovo trittico difensivo. Fa bene entrambe le fasi. Sta ritornando comunque in forma. Ne ha veramente tanto ed è un ottimo giocatore. Andiamo avanti col prossimo e partiamo con Tio. O io dico così per voi, ma si chiama Ciao. Gli diamo un bel 7,5. Ciao è un giocatore semplicemente devastante. Eleganza allo stato puro in qualsiasi intervento. È sempre puntuale sul gioco aereo. Si mangia praticamente Højlund, gli morde le caviglie, non gli fa fare mai niente. Il tanto osannato Højlund, ieri con Ciao si è dovuto metterlo in pace. A un certo punto ha allargato le braccia e ha detto: non so più cosa fare, fai tu quello che vuoi, fermami perché tanto io non ci provo neanche più. Quindi, Malik Ciao, gli diamo 7,5. Andiamo avanti col prossimo. Tomori, voto 7, assolutamente meritato. Nel recente passato è stato veramente bersagliato da qualche critica che è stata rivolta perché effettivamente non stava facendo bene. Aveva un periodo no, e lui che fa con la cazzimma si riprende tutto e torna a essere un giocatore da grande ferocia agonistica che è il suo vero marchio di fabbrica alla fine. E diciamo più che perfetto in marcatura su Lokman, non gli fa fare nulla neanche lui. Passiamo al prossimo voto. Messias, gli do un 6. Ma semplicemente per il gol che ha segnato alla fine, che ci ha dato la sicurezza e la certezza della vittoria. Perché quel pallone, quel gol sbagliato sotto porta, sicuro finisce la Militello a Striscia la Notizia, ragazzi. Sicuro, liscio come l'olio. Lui fa tanto, lavora bene, si sbatte a fare entrambe le fasi. Però non si vede che non è portato per fare quelle due cose. Si vede, ragazzi. Non è portato per fare sia la fase difensiva che offensiva. E questo lo soffre tanto. Però voto 6 perché fa quello che fa. Andiamo avanti col prossimo. Tonali. Voto 7. La prestazione di Leandri Tonali è davvero, secondo me, davvero numero 8 rossonero. È dovunque, in ogni zona del campo e presso ovunque gli avversari. Semplicemente indispensabile. Andiamo avanti col prossimo. Krunic. E qui arriva la sorpresa anche per me. L'ho sempre bistrattato, ho sempre detto che Krunic comunque è un giocatore non da Milan, non è che cambio idea, però in questo momento e ieri soprattutto, per ieri do un voto 7 perché si sacrifica tanto. Ieri quello che fa in difesa è a livello difensivo veramente rasenta quasi la bellezza della perfezione. Sa gestire bene i palloni, fa rifiatare la squadra e riesce anche ad alzare il ritmo, signori. Andiamo avanti col prossimo. Teo Hernandez, 7,5. È tornato il nostro pendolino, ragazzi. Quando è come un toro quando vede il colore rosso, quando vede l'Atalanta, mette veramente quella marcia in più. Accende i motori, mette il turbo.
Quando vede l'Atalanta fa come il toro col rosso, impazzisce e fa il meglio che può, diventa devastante quando attacca. E sul gol di Musso propiziato, scusate, sul gol propiziato poi dall'autogol di Musso, è un tiro veramente, un sinistro al volo che è difficile vederlo da altre parti, è veramente di rara, possiamo definirlo di rara bellezza, assolutamente. Andiamo avanti col prossimo, quindi Leao, e qui arriva la nota dolente, molti giornali hanno dato la sufficienza, io gli do un 5 e mezzo, il mezzo voto è semplicemente per l'assist del secondo gol a Messias, però è ampiamente sufficienza. Due parole Leao, ci devi far capire cosa vuoi far da grande, perché gli 8 milioni che chiedi te li devi meritare veramente, veramente sul campo. In realtà non è mai concreto sotto porta, sbaglia delle cose incredibili, svogliato, non ha voglia, sempre a ciondolare a pendoloni, non è questo il Leao che ci serve. Se ieri avessimo avuto, come altre partite, il Leao devastante che conosciamo, sarebbe finito con misura ben più larga, le partite le avremmo vinte con misura, con differenza di reti molto più alte. Andiamo avanti col prossimo, Giroud si prende un 6 perché fa una partita di sacrificio, si sbatte tanto, lo vediamo ancora tornare in difesa, ma in realtà non è mai pericoloso, sbaglia anche lui parecchie cose e dalle parti di Musso, e qua si vede, è l'evidenza che ci manca purtroppo un vero attaccante cinico e concreto sotto porta. Però partita di sacrificio, sempre disponibile, grande atleta, quindi un voto 6, glielo diamo tutto. Andiamo avanti, partiamo dai sostituti. Il primo è assolutamente Sanemakers, dal 44 del secondo tempo. Poca roba da dire, fa poco, possiamo definirlo senza voto anche soprattutto lui, perché non si riesce a quantificare quanto. Forse possiamo dargli un 6, ecco, un 6 politico per quello, perché ha tenuto comunque bene la partita, ha tenuto il campo e ha tenuto alta la squadra. Andiamo al prossimo, Charles de Cattelan, ragazzi, io non voglio sparare sulla Croce Rossa, perché sarebbe cosa brutta sparare sulla Croce Rossa, però dopo 7 mesi mi aspetto davvero qualcosa di più. Io continuo a coccolarlo, lo stesso Ibra in intervista continua a coccolarlo, tutti lo coccolano, ma questo coccolamento evidentemente non funziona, perché anzi forse è addirittura sbagliato. Io credo che la carota, il tempo della carota sia finito, forse è il tempo del bastone, forse è il tempo di spronare un pochino più il ragazzo. Due schiaffoni virtuali, non veri, per farlo svegliare, perché non rende in campo, non rende, è sempre fuori da ogni azione, sembra spaesato e è palesemente fuori dal gioco del Milan. Questo Charles de Cattelan deve dare qualcosa in più per poter far parte di questo organico, secondo me. Sarà anche un grande campione, ma io, e penso neanche voi, fino adesso abbiamo visto questo grande campione. Voto? Senza voto. Andiamo avanti col prossimo sostituto che è entrato e parliamo di Rebic. Rebic anche lui senza voto, perché entra, non fa praticamente nulla. Non riesco a quantificare il voto, quindi lo lasciamo senza voto. Andiamo avanti con l'ultimo sostituto entrato, Ibrahimovic, anche lui entra praticamente nel finale, fa quei 10-15 minuti, prova a fare qualcosina, però ovviamente è rientrato ieri dopo tantissimo tempo che stava fuori, quindi non si può neanche provare a dare un voto a un giocatore appena rientrato. Però voglio dargli un 6 di incoraggiamento, perché comunque da quando c'è lui in panchina, il Milan ha deciso di ricominciare a giocare a pallone, gioca meglio a pallone, e con lui in campo l'apparenza è che si sbattono un po' di più, forse perché temono Ibra. Quindi gli diamo un bel 6 politico per quello che è lui e non per quello che ha fatto. Andiamo avanti con l'ultimo voto, che riguarda proprio l'allenatore, e parliamo di Mister Pioli. L'abbiamo bisfrattato, l'abbiamo criticato tantissimo per quello che non ha fatto nel mese di gennaio. Però ieri si merita un bel 7,5 da parte mia, perché blinda la difesa che non subisce gol da 4 partite consecutive e ritrova una squadra
che praticamente rimette in campo una squadra che ha fatto, che sta facendo davvero la differenza. La voglia di passare, il coraggio di abbandonare tutti i suoi credo, col suo famoso 4-2-3-1, e sradicare le sue credenze anche a discapito delle critiche che potevano fargli, e passare a una difesa 3, fa in modo veramente che cambi tutto, che cambino le regole, cambi il modo di giocare, e cambia radicalmente tutto, perché il Milan non prende più gol, signori. Il Milan è tornato a non prendere più gol. E ovviamente è merito sia dei giocatori, ma è anche merito di Mister Pioli. Poi da qui a dire che sia un allenatore che possa essere nel futuro del Milan per vincere davvero qualcosa di importante, sono il primo che vi dico no, ok? Per me non lo è. Per me non lo è, perché comunque la dimostrazione della valorizzazione dei giovani me la sta dando troppo tardi. Un Ciao che sta dimostrando di essere un leone in difesa. Lui non ha creduto in Ciao, non ha voluto affidarsi a Ciao per ben 5 mesi, ok? Per poi metterlo solo per una situazione di emergenza e poi accorgersi che in realtà è veramente un leone. Quindi per questo motivo un allenatore come Pioli è bravo a fare queste partite, ma secondo me ci vuole qualcosa di più per valorizzare i giovani e per dare quella svolta che a noi serve per diventare veramente, tornare a essere veramente grandissimi. Fatemi sapere cosa ne pensate nelle mie pagelle. Intanto vi auguro buona mattinata. Sempre, comunque, ovunque, forza Milan. Noi ci sentiamo più tardi e addio!